70 punti. Se oggi una squadra che sa 6-7 punti della Lacerra cambia la squadra, se la può giocare. Se si ferma la Lacerrana, però. Chi è il problema?
Buongiorno a tutti amici sportivi, benvenuti dal Domenico Conte di Pozzuoli, benvenuti dalla Casa del Diavolo per la 15ª giornata di Eccellenza, girone A, di fronte Putiolana e Savoia. Andiamo con la lettura veloce delle formazioni, iniziando dagli Hospital Savoia che schiera Bella Rosa in porta, Safi, Kelil, Passaro, Caruso, Acampora, Orta, Iadelisi, Immimbo, Romeo, Petricciolo, Gomari, Vissam. La Putiolana schiera in porta Andrea Pirone, a difesa con il numero 2 Andrea Puzzone, con il numero 50 Antonio Battaglia, con il numero 19 Giuseppe Rinaldi, con il numero 3 Antonio Calone. A centrocampo schiera con il numero 4 Edoardo Catinali, con il numero 17 Mario Vitale, con il numero 99 Armando Guglielmo. In attacco l'esordio, il ritorno del Cobra, il numero 11 Orazio Grezio, al suo fianco col numero 7 Fabio Larigge e con il numero 18 Francesco Alvino. Lettura delle panchine a disposizione di un ex Granata, ex capitano della Putiolana, Vincenzo Lamanna. Savoia schiera Belardo, Di Palma, Califano, Girardi, Di Stasio, Baietti, Vivolo, Maiorano e Ruggero. A disposizione di mister Ivan De Michele, il secondo portiere Mario Russo, il nuovo acquisto Severino, Prisco, Cappa, Amelio, Pontillo, Sanguinetti, Palumbo e Rosolino. Tutto pronto quasi agli ordini del signor Macrina di Reggio Calabria, assistito dagli assistenti Polichetti della sezione di Salerno e Talarico della sezione di Ercolano. Foto di rito per le squadre, il Savoia si schiera con una maglia con un completo nero e attaccherà da sinistra verso destra, la Putiolana nella seconda divisa bianca, completamente bianca, attaccherà da destra verso sinistra. Primo pallone, calcio d'inizio, verrà battuto dal Savoia, dal numero 8 in bimbo, qualche ex proprio in bimbo, un passato velocissimo nelle file della Putiolana nella prima parte della Serie D di 4 anni fa, allenatore di Martino, poi ci fu rivoluzione. Ecco qua, si parte, palla in possesso del Savoia, Puzzone stacca subito alla ricerca del Cobra Grezio, chiude in fallo laterale a Campora, un altro ex, Antonio Romeo. Due esperienze alla Putiolana in due occasioni diverse, sempre in Serie D, purtroppo con due retrocessioni. Andiamo alla partita, palla proprio per Antonio Romeo che di testa cerca di appoggiarla per Caruso, ma chiude bene il centrocampo della Putiolana e Guglielmo fa ripartire la Putiolana. Calone. Oggi assente Ciro Amelio dopo l'infortunio subito contro l'Ercolanese, passaggio sbagliato di misura di Battaglia che cercava Puzzone, ma palla lunga che si spegne sull'out, batte numero 3 Passaro, cerca un compagno libero, lo trova in Petricciolo. Ottimo campionato per il numero 10 del Savoia, già segno in 6 occasioni quest'anno. Ottima palla rubata da Calone che parte in velocità, appoggia sulla sinistra per Laringe che si accentra, entra nel cerchio di centrocampo, Laringe alza la testa alla cerca di un compagno, lo appoggia per Catinali che sbaglia il passaggio, permette a Caruso di ripartire con l'aiuto di Petricciolo. Palla a destra per Safi Kelil, Orta per Acampora, Petricciolo che viene incontro, prende palla, squadra molto giovane quella del Savoia, il più anziano se così si può dire, il numero 5 Acampora, classe 98, poi nessun altro supera gli anni 2000. Ancora Safi Kelil proprio per Acampora, imposta da dietro il Savoia, Orta. Ancora Safi Kelil appoggia dietro al portiere Ciro Bellarosa che va al rilancio lungo alla ricerca di Iadelisi, ma anticipato ancora una volta da Calone che ha iniziato bene l'approccio a questo match, ma questa volta perde palla
proprio per Iadellisi che va in velocità, supera anche in velocità Geppino Rinaldi, va sul fondo e Macalone ci mette una pezza e chiude in fallo laterale. Abbiamo visto, ha chiesto il cambio Rinaldi sul primo scatto, si è dovuto fermare, si accascia a terra Geppino Rinaldi, si va a scaldare subito Ciro Amelio, infortunio per Rinaldi. Sul primo scatto di Iadellisi abbiamo visto tanto in difficoltà, abbiamo capito il motivo, un risentimento, si pensa all'adduttore, per il capitano di quest'oggi che dopo appena 3 minuti sarà costretto a lasciare il campo. Si scalda, accelera il riscaldamento Ciro Amelio, tenuto a riposo oggi per l'infortunio alla caviglia subito contro l'Ercolanese, ma è costretto ad entrare. Inizia a prepararsi Ciro Amelio per l'ingresso in campo. Si rialza Geppino Rinaldi, ma no. Vediamo se prova, se vuole provare. Tanto viene accompagnato fuori, costretto ad uscire Puteolana. Intanto calcio d'angolo per il Savoia e Puteolana in 10 al momento. Rinaldi quindi lascia il campo dopo 3 minuti di gioco, risentimento muscolare per il numero 19. Vediamo, classe 79, parte intanto numero 11 Goma Rivissam, l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco del Savoia. Si ripartirà con un calcio di punizione per la Puteolana. Vediamo se si andrà al cambio. Non ancora è pronto Ciro Amelio, se probabilmente riprenderà il gioco con la Puteolana ancora in 10. Palla, continua il riscaldamento Amelio, tanto si sistema Catinali al centro della difesa. La Puteolana in questo momento in 10 e Pirone va alla battuta del calcio di punizione. Andrà la battuta lunga, l'arbitro cerca di accelerare le operazioni. Guglielmo Orta libera contrasto di Grezio, che però perde palla, recupera il Savoia, si riparte da Ciro Bellanova, all'indietro lancio lungo alla ricerca di Antonio Romeo e la stoppa di petto, molto bene Romeo cerca un'incursione, Petricciolo arriva al limite dell'area, tiro, conclusione, attenzione, respinta di Pirone, sulla respinta Romeo, calcia alto, attenzione a queste conclusioni, il campo pesantissimo, dà dei rimbalzi stranissimi, la pioggia è stata tantissima, quella è caduta in mattinata. Può essere un pericolo ed è stato un pericolo. Fortunatamente Romeo non è riuscito a mettere in porta. Riparte la Puteolana, vitale per Calone, Catinali. Serve, cerca Grezio, anticipato da Orta. Gomari, indietro per Passaro. Passaro all'indietro per il portiere Bellanova. Va il rinvio lungo. Calone la stoppa di petto con calma, la serve a Vitale, attaccato
gli ruba palla il numero 4 Caruso, fa ripartire Antonio Romeo che si invola, entra in area, costretto ad uscire, tutto sul sinistro, attaccato da Catinali, e palla finisce in fallo laterale per il Savoia. Ancora non Amelio pronto, e si è, arriva il cambio in questo momento, entra Ciro Amelio al posto di Geppino Rinaldi, si va a posizionare al centro della difesa, non al meglio Ciro Amelio, una caviglia in disordine, ma è costretto a gli straordinari. Fallo laterale per Safik Elil, cerca gli Adelisi, un'incursione, la palla che si spegne sul fondo. Andrà al rinvio Andrea Pirone, quando siamo giunti all'ottavo minuto, quasi nono, ancora risultato fermo sullo 0-0. Andrea Pirone, cercare corta per Grezio, anticipato da Caruso, riprende la palla Vitale che allarga sulla sinistra per Calone che sente lo scatto, contrastato ancora da Orta, Vitale sbaglia il controllo, ne approfitta Romeo, ma cerca di servire Petricciolo, ma ferma tutto, battaglia Catinali, Vitale, campo veramente complicato da giocare palla a terra. Calone di testa anticipa gli Adelisi, mette in fallo laterale. Fallo laterale affidato al numero 2 Safik Elil, 2005. Cercare Romeo, palla lunga, Catinali la prende, cerca di superare, subisce fallo da Caruso che va in gioco pericoloso. E calcio di punizione per la Puteolana. Prende l'incarico il nuovo entrato Ciro Amelio. Tanto la fascia di capitano inizialmente sul braccio di Rinaldi, passato su quello di Catinali. Arbitro controlla le coppie al limite dell'area, parte Ciro Amelio, palla tesa sul secondo palo, libera numero 5, attenzione, conclusione di Alvino, chiude in fallo laterale a Campora, doppio intervento del numero 5 a fermare un'azione pericolosa per la Puteolana. Intanto sulla bandierina va Fabio Laringe, primo calcio d'angolo della partita per la Puteolana. Parte Fabio Laringe, in area libera Orta, Calone cerca di contenere Petricciolo, palla dentro senza problemi nelle mani di Bella Rosa, che fa ripartire Safik Elil che scende sulla destra, si ferma, cerca un compagno e serve a Campora, allarga sulla sinistra per Passaro, Passaro per Gomari, Issam, sfugge numero 3 Passaro ad Alvino che prova letteralmente ad attaccarsi dietro. Fallo laterale per il Savoia, Petricciolo ancora per Passaro, a Campora in bimbo, palla ancora dietro, fa girare la palla il Savoia, Orta per Safik Elil, ancora Orta, ancora per la Campora, Catinali cerca una pressione in bimbo, gioca molto nello stretto il Savoia cercando scambi veloci, la Puteolana recupera, palla lunga per Albino che di testa Guglielmo, Catinali cerca un'azione offensiva, attenzione Catinali affrontato da dietro da in bimbo, l'arbitro lascia correre, brava un intervento falloso quello del numero 8 del Savoia su Catinali. L'arbitro lasciato correre, rimasto a terra Edoardo Catinali,
si rialza senza problemi. C'è nato anche una protesta, è caduto male, si tocca la spalla, ma sembra in grado di continuare. Fallo laterale per la Puteolana. Puzzone alla battuta. Va lungo a cercare Grezio, chiuso da Passaro. Ancora fallo laterale, guadagna metri la Puteolana. Sull'out di destra. Ancora alla battuta Francesco Puzzone, dotato di una battuta abbastanza lunga. Si va ancora su Grezio, palla lunga, non ci arriva il numero 11 della Puteolana e palla finisce nelle braccia di Bella Rosa, che fa ripartire il Savoia. Safi Kelil sulla destra, lancio lungo per Antonio Romeo, palla che sbatte sul ginocchio dell'ex Puteolana, finisce in fallo laterale. Antonio Calone alla battuta, si avvicina alla ringe marcato ma si appoggia su Guglielmo, ancora Calone, va centralmente per Vitale che oggi agisce da play. Serve buona palla di Puzzone per Catinali, Catinali cerca subito una palla di prima al centro, chiede anche un fallo di mano ma l'arbitro concede un fallo laterale, batte velocemente per Alvino, Alvino gliela serve in fuorigioco. Sciocchezza del numero 18. Ha servito la palla in fuorigioco. Leggerezza, numero 18, che spreca così un'azione offensiva della Puteolana. Concede un calcio di punizione al Savoia sul pallone a Campora. Al lancio lungo, cercare Romeo, salta più in alto Battaglia, Calone cerca Grezio, anticipato al numero 4 Caruso, palla per Petricciolo a tre quarti, supera Vitale, allarga sulla sinistra per attenzione, palla al centro per Romeo che di testa ma non impensierisce Pirone, ma è tutto fermo perché c'è fuori gioco di Antonio Romeo. Un'azione di Gomari Vissam sulla sinistra ma è tutto fermo per fuorigioco. Rinvio di Pirone, Calone, Vitale per Calone, ancora Vitale, Vitale la dà in verticale per Alvino, Guglielmo la tocca per Calone che cerca Laringe, anticipato Laringe, qualcosa da dire al suo compagno. Ancora Calone con le mani per Alvino, Alvino che si sposta tantissimo a cercare spazio, venuta diretto a destra, Laringe, Guglielmo, larga ancora a sinistra per Calone, Calone cerca un cross fermato da Iadelisi, battuta veloce ancora di Calone, Alvino, pallonetto, mette al centro di destra, attenzione, palla deviata che finisce nelle braccia del portiere Bella Rosa, che blocca senza problemi. Siamo giunti al 16° minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0. In bimbo, larga sulla destra per Passaro, Passaro cerca Petricciolo che viene incontro, ostacolato da prima da Vitale e poi da Catinali che guadagnano un fallo laterale. Batte stesso Catinali per Grezio, Grezio attende sale un compagno, larga centralmente per Vitale, Vitale alza la testa, fa salire Calone ma serve Laringe, Laringe si accentra, serve Puzzone, Puzzone alza la testa ma serve sulla destra Catinali che è di prima, da una bellissima palla per Alvino, Alvino si ferma, palla sul sinistro, palla al centro a Campora, libera Caruso, Caruso attaccato da due, palla sul destro e rinvio lungo ma Vitale ancora a riprendere palla, Guglielmo limite dell'aria, attenzione Grezio tenta una girata troppo lenta che si spegne senza problemi tra le braccia di Bella Rosa.
Riparte il Savoia dopo una prima parte dove il Savoia faceva la partita, la Pudana piano piano esce fuori e guadagna terreno, si affaccia nell'area di rigore di Bellarosa, mentre attenzione Romeo, serve Gomari Wissam sulla sinistra, si ferma, cerca una soluzione, la trova in Petricciolo, Catinali gli ruba il pallone, attenzione, è in contrasto e guadagna anche un fallo laterale. ...18 anni di differenza tra Edoardo Catinali e Mariano Petricciolo, i due capitani. Mentre Amelio in posta da dietro, Vitale. Battaglia. Ancora per Edoardo Catinali. Si ferma il gioco, attenzione, è pronto un altro cambio... E esce anche Antonio Battaglia, la Putiolana perde anche il secondo centrale dopo 18 minuti, incredibile, due cambi nel giro di 20 minuti e la Putiolana deve rinunciare ai due centrali, prima Rinaldi e poi Battaglia, al suo posto l'esordio di Mario Severino con il numero 6. Coppia difensiva completamente inedita con Severino e Amelio, hanno dovuto prendere il posto di Battaglia e Rinaldi dopo appena 20 minuti, la Putiolana ha già dovuta ricorrere a due cambi, probabilmente il campo ha fatto le sue vittime. Mentre fallo laterale per la Putiolana, vitale per Catinali, cerca una palla in profondità contrastata, palla per Laringe, Laringe, ottimo stop di Laringe, fuori gioco, fischiato al numero 7 Granata, oggi in bianco, fuori gioco di rientro, entrato subito anche lui a freddo Severino, esordio, anche lui arriva dal Casoria come Guglielmo, è proprio Battaglia. Mentre Safi Kelil in posta serve a Campora, fermato da Puzzone, buona palla in profondità per Grezio, Grezio serve Catinali, Catinali attaccato da Imbimbo, Catinali tiene palla, serve Puzzone, ostacolato, riesce a recuperare il numero 2, palla per Amelio che è costretto a rifugiarsi da Pirone che va al lancio lungo attaccato da Romeo, Puzzone non riesce ad evitare il fallo laterale, battuto velocemente da Gomari, Wissam, Petricciolo, ancora per Romeo. Romeo torna indietro a cercare una soluzione, attaccato da Guglielmo, ancora gli ruba palla, ottimo, il numero 99, fa ripartire la Putiolana, temporeggia Armando Guglielmo, cerca una soluzione, palla in profondità per Laringe, Laringe, Laringe prende palla, fermato da Safi Kelil. Ottima azione di Armando Guglielmo che prima ruba palla, poi lancia in profondità Laringe che in un primo momento supera in velocità il numero 2 che poi ritorna e chiude in calcio d'angolo per la Putiolana affidato al numero 18 Francesco Alvino. Salgono le torri, parte Alvino, palla tesa, libera il numero 3 Passaro in fallo laterale, anche se le vere torri purtroppo sono già uscite. Fallo laterale in attacco per la Putiolana, Francesco Puzzone tenterà la lunga gittata al centro dell'area di rigore, si posizionano Alvino e Grezio, va a lungo, la Campora svetta su tutti, chiude ancora in fallo laterale. Batte veloce Puzzone, Alvino per Catinali, Catinali prova a metterla dentro di prima, libera numero 4 Caruso, ancora Calone,
Serve Albino sulla destra. Albino punta Passaro, raddoppiato da Gomari. Chiude in calcio d'angolo il numero 3 del Savoia, Mattia Passaro. Ancora un calcio d'angolo per la Puteolana. Sulla palla Fabio Laringe. Al cross, attenzione, trattenuto in Amelio. L'arbitro lascia correre. Ce n'è una protesta, il numero 14 della Puteolana. L'arbitro lascia correre. La palla, ancora un fallo laterale per la Puteolana che resta in attacco. Catinale per Laringe, rimasto a destra, cerca troppo dalle sue qualità di superare in un fazzoletto il numero 3 Passaro, e si porta la palla sul fondo. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Savoia, già battuta. Safi Kelil per Orta. Orta va al lancio lungo e consegna la palla a Ciro Amelio, che va con un altrettanto lancio lungo. Ancora svetta Orta. Catinali di petto, serve Puzzone. Alvino, Vino ancora per Catinali tenta un lancio lungo precisissimo per Laringe, fermato ancora in fallo laterale dal numero 2 Safi Kelil. Sta tenendo bene numero 2 del Savoia. Ancora calone per Laringe, punta ancora Safi Kelil, cerca un dribbling, fermato ancora, ruba palla ancora Laringe, mette al centro, libera la difesa del Savoia. Calone recupera questo pallone. Vitale, indietro per Amelio, cerca di mantenersi in attacco, una palla pericolosa di Amelio, ma Puzzone ci arriva, ancora Puzzone non molla, ancora Puzzone. Serve Guglielmo che cerca di andare in profondità, va a palla al piede, tenta la conclusione, parata, attenzione Albino sulla respinta, commette fallo, un po' ingeneroso questo fallo, troppo, fallo che non c'era assolutamente. Ottima conclusione di Guglielmo, si devono provare di più queste conclusioni, perché il campo permette traiettorie non pulite che possono ingannare i portieri. Quando siamo giunti al 25esimo minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0. Rinvio lungo Alvino, fermato ottimamente da Caputo. Ancora Laringe, cerca una palla in profondità per Grezio, troppo lunga per il numero 11, che si spegne sul fondo. Andrà con una rimessa dal fondo per il Savoia. Bella rosa, si prende tutto il tempo necessario per andare alla battuta lunga. Probabilmente a cercare Romeo, palla non ci arriva Antonio Romeo, la palla si spegne sul fondo. Puzzone con le mani a cercare Alvino, scambia con Grezio, Alvino va in velocità, supera Campora, palla sul destro, si ferma e incespica sul pallone. A Campola ritorna, gli ruba il pallone e fa ripartire il Savoia. Buon intervento di Severino in anticipo su Romeo. Calone per Amelio. Amelio sale, palla al piede, attaccato, buona palla per Catinali in verticale. Serve di nuovo Vitale nel cerchio di centrocampo, allarga a destra per Puzzone. Puzzone cerca uno scambio con Albino. Severino lancia lungo ancora per cercare Puzzone, anticipato, riparte il Savoia con Passaro, con Imbimbo che cerca a Campora, palla per Caruso, Orta, larga sulla destra per Safi Kelil, lancia in profondità a cercare Petricciolo, buono stop, Iadelisi fermato ottimamente da Amelio che chiude in fallo laterale, in scivolata.
fallo laterale per il Savoia. Va Saffichelli l'ha battuta. Antonio Romeo sbaglia lo stop, permette l'intervento di Vitale che a sua volta sbaglia il passaggio e riconsegna la palla al Savoia che riparte da dietro. Gomari cerca una soluzione di prima, anticipato ancora una volta da Severino. È entrato bene in partita il numero 6, nuovo acquisto della Puteolana. In bimbo per Iadelisi, allarga a destra, affronta Calone. La ringeva in raddoppio, si deve appoggiare su Safi Kelil che torna indietro da Orta, che va da suo portiere Bellanova che va al rilancio lungo a cercare proprio Iadelisi, probabilmente era in fuori gioco, l'arbitro non lo vede. Attenzione, la ringe, supera in pallonetto Orta, va sul fondo, mette la palla di sinistro, Passaro libera l'area di rigore. Gomari, Issam in bimbo, cerca un lancio lungo a cercare Petricciolo, ma ancora Severino che fa buona guardia e di testa fa ripartire la Puteolana. Vitale allarga a sinistra per Calone. Calone non serve, la ringe troppo marcato. Ancora per Vitale. Vitale va in verticale a Grezio che tocca bene per la ringe. Fa salire Calone sulla sinistra. Calone va di prima al cross. Attenzione! Arriva Alvino che la prende col fianco e non dà forza al pallone che si spegne nelle mani del portiere Ciro Bellarosa che blocca senza problemi e andrà al rilancio, va al rilancio con i piedi per Antonio Romeo e stacca di testa. Severino ancora in anticipo su Petricciolo. Calone alla cerca di laringere, Franco bollato ancora una volta da Safi Kelil, ma ottima palla per Guglielmo che si invola allarga sulla destra tra Alvino e Catinali, perde un tempo di gioco la Puteolana ma è ancora in possesso di palla. Catinali mette la palla al centro, palla troppo sul portiere che blocca senza problemi. Peccato, la palla di Guglielmo tra Alvino e Catinali. Parte Caruso, Orta per Iadelisi, Iadelisi per Safi Kelil attaccato da Catinali che gli mette pressione e lo porta a sbagliare. Palla recuperata da Ciro Amelio, ancora Vitale nel cerchio di centrocampo, sale palla al piede, allarga tutto a destra per Puzzone. Puzzone scambia veloce con Alvino. Alvino cerca una soluzione, si libera del suo marcatore, si accentra, palla al piede ancora di sinistro, palla per Grezio ma Acampora va in anticipo. Ancora Alvino, recupera un ottimo pallone, Alvino supera Caruso con una bella finta, palla per Grezio si allarga sulla destra, cerca un cross di sinistra, palla per Catinali che la mette di prima per Laringe che finisce in fuorigioco, fermato in fuorigioco Fabio Laringe, azione tambureggiante della Puteolana che cercava lo sfondamento sulla destra. Nulla di fatto. Noi siamo giunti al 31esimo minuto. Ancora risultato fermo sullo 0-0. Va al rinvio Ciro Bellanova. Fallo di Antonio Romeo su Amelio. Canta senza sosta la curva della Puteolana. Amelio va alla battuta lunga a cercare Alvino dall'altro lato. Vino stoppa in due tempi, punta Passaro, palla sul sinistro, mette una palla in aria, Safi Kelil libera. Iadelisi sbaglia il controllo e permette a Laringe di impossessarsi. Laringe si porta la palla, entra in aria, Laringe dribbling! Scivola su questo maledetto campo. Sarebbe stata una follia di Fabio Laringe che è andato in dribbling in mezzo a tre. Scivola sul più bello.
e sfuma un'altra azione per la Puteolana. Parte il Savoia, cerca di tenere botta, ultimamente non fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Un'altra palla sbagliata, recupera meglio per Vitale. La Puteolana c'è, ci prova, Alvino tenta la conclusione dalla distanza, deviata da Campore, guadagna un altro calcio d'angolo. La Puteolana spinge in questa fase della partita, cerca di sfruttare il suo momento andando alla conclusione. Calcio d'angolo, se ne incarica lo stesso Francesco Alvino con il suo mancino. Parte Alvino, palla verso il portiere, attenzione, stacca Orta a Campora ad anticipare Grezio e mette ancora una volta la palla in calcio d'angolo, che batte velocemente Laringe. Amelio ancora per Laringe, palla al piede, attenzione, Laringe cerca un dribbling fermato dal numero 11 Gomari Issam. Ancora fallo laterale per la Puteolana, Calone messa in attacco la Puteolana, Guglielmo, ancora Calone, Guglielmo piroetta su se stesso, cerca una soluzione, serve Vitale, attenzione per andare alla conclusione, palla per Catinali che si allunga troppo il pallone, ruba la palla in bimbo con l'aiuto di Acampora, ma Severino ancora va in anticipo e guadagna un ottimo calcio di punizione. È entrato molto bene il numero 6 della Puteolana, batte veloce, l'arbitro ferma tutto per il colpo subito alla bocca da Mario Severino. È andato in anticipo già 3-4 volte il numero 6, è entrato molto bene al posto di Antonio Battaglia. Calcio di punizione sulla palla Edoardo Catinali e Ciro Amelio. Posiziona la barriera Savoia, distanza un po' lunga per trovare una conclusione. Palla dentro l'area, Severino cerca una spizzata di testa e riparte il Savoia con Petricciolo. Petricciolo affrontato da Catinali fallosamente e l'arbitro addirittura va, mostra il cartellino giallo, primo ammonito per la Puteolana. Quando siamo giunti al 35esimo, il numero 4, il capitano Edoardo Catinali. Intervento duro del numero 4, ma sembrava sulla palla. Si riparte con un calcio di punizione, l'arbitro annota tutto sul suo taccuino. Si ripartirà con un calcio di punizione sulla palla al numero 3, Passero. Tutta vicina al numero 11 Gomari, palla per Imbimbo. Imbimbo cerca una soluzione, mette la palla al limite dell'area, costretto a staccare Amelio, che allunga per Calone libera un lancio lungo a servire Grezio, serve Laringe, attenzione, Laringe va in velocità, supera Orta, Laringe si vola, Laringe sbaglia il passaggio al centro, azione ancora sprecata, Laringe era partito ancora una volta in velocità, mentre ancora la Puteolana, palla per Grezio si sposta la palla sul sinistro, attenzione ancora Grezio, fermato molto bene da Orta, ancora la Puteolana però non perde palla, si combatte, Grezio allarga sulla sinistra per Laringe va in velocità, entra in aria, Laringe la mette in aria, troppo sul portiere, Bella Rosa la blocca a terra. Tutto bene Fabio Laringe, forse pecca un po' nell'ultimo passaggio. Crea sempre superiorità Fabio Laringe. Gli manca l'ultimo step, che sia un passaggio, che sia una conclusione. Attenzione Gomari, tenta la conclusione, blocca senza problemi Pirone. La Puteolana spinge, cerca una
di sbloccare il risultato prima della fine del primo tempo. Cardinali va, si invola subito ancora da Gomari che gli fa fallo, proteste veementi, l'arbitro lo richiama, gli minaccia un cartellino che non estrae, batte veloce Cardinali, l'arbitro firma tutto. Ancora redarguire il numero 11 Gomari Vissam per le proteste. Trentottesimo minuto, ancora 0-0 tra Putiolan e Savoia. Dopo un inizio di marca Savoia, la Putiolan è uscita fuori. È stata pericolosa in qualche occasione, mentre calcio di punizione parte Ciramelio, troppo lunga, si spegne sul fondo. Conclusione da dimenticare per Ciramelio. E si riprende con una rimessa dal fondo per il Savoia. Ciro Bellarosa va lungo a cercare Romeo, ancora Severino, fa in anticipo Grezio, la spunta molto bene servendo Cardinali che fa salire Puzzone sulla destra, va in velocità il numero 2, palla al centro, Grezio la tocca per Alvino, Alvino si ferma, palla sul sinistro, palla per, Calu, per Puzzone che mette la palla al centro, libera la difesa, ma attenzione, palla al limite, Vitale cerca la conclusione, deviata! E Bellarosa costretto a mettere sulla traversa, era diventata pericolosissima la conclusione dal limite di Mario Vitale. Ancora un calcio d'angolo per la Putiolana che pressa. Sulla palla Fabio Laringe. Parte il numero 7 a Severino, non arriva sul pallone, palla al limite, Alvino cerca di aprire, ma per Laringe che si interessa della palla perché era in fuorigioco, tenta di arrivarci Cardinali, ma palla troppo lunga che si spegne in fallo laterale. Fallo laterale, se ne incarica Passero. Cardinali per Grezio, Grezio forse spinto, l'arbitro lascia correre, palla per Severino, Amelio, tenta la palla lunga per Alvino che probabilmente era in fuorigioco. Ancora un fallo laterale per il Savoia. Con le mani ancora il numero 3 Passero. Puzzone, Cardinali, serve Vitale che di prima la gira per Guglielmo, Guglielmo la stoppa, va di fisico, palla per Alvino sulla destra, Alvino contrastato molto bene prima da Gomari e poi da Imbimbo, palla indietro per Acampora, ancora Caruso ma recupera la palla la Putiolana con Cardinali che la riperde, si lotta a centrocampo, campo pesantissimo, Petricciolo, palla al centro per Caruso, Caruso tenta un'imbucata per Iadelisi, sbaglia Calone, si infila Antonio Romeo che buca e porta in vantaggio il Savoia. Incredibile. Incredibile, lo svarione. Quarantaduesimo minuto, il Savoia va in vantaggio con Antonio Romeo. Lo svarione incredibile di Calone. Ne ha approfittato Antonio Romeo, che ha bucato la sua ex squadra, non ha nemmeno esultato.
Vediamo la reazione della Pudolana che stava nel momento migliore, ha subito il gol dell'1-0. Doccia fredda per la Pudolana quando siamo giunti al 42esimo. Vediamo che reazione, la reazione degli uomini di De Michele. Mentre Catinali guadagna un calcio d'angolo, canta, si alza il coro dei tifosi della Pudolana, incitamento per la Pudolana che stava giocando bene ma che ha subito un gol su uno svarione. Mentre parte Catinali, palla al centro, libera Campora, Petricciolo al limite, ma Severino ruba palla, ancora Catinali, la mette di prima, palla troppo lunga che si spegne sul fondo. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Arbitro invita il portiere Bellarosa ad evitare perdite di tempo, ma fa parte del gioco. Va a rinvio Bellarosa, stacca meglio per Catinali. Catinali cerca Grezio in avanti, anticipato. Palla per Petricciolo, si gira, serve, cerca Safi Kellil, ma va in fallo laterale, accelera le operazioni Calone per Amelio. Amelio cerca la ringe in profondità, palla lunga sia per lui che per Grezio che si spegne sul fondo. Si ripartirà ancora una volta con una rimessa dal fondo, mentre tra un poco verrà indicato il recupero. Ancora Bellarosa al rinvio, stacca Amelio, Vitale, Grezio per Guglielmo centra in profondità per Laringe, anticipato da Safi Kellil. Caruso in avanti, Severino ferma tutto, rischia di scivolare, campo veramente ingiocabile, larga sulla destra per Puzzone riesce ad arrivare sul pallone, fermato, attenzione, intervento pesante di Gomari. Si crea un capannello. Ha rischiato di farsi male Puzzone contro le panchine. Mentre viene ammonito il segretario. Cerca di far tornare tutto alla calma il direttore di gara. Mentre nessuna azione disciplinare per il numero 11, Gomari Vissam, soltanto fallo laterale per la Pudolana. Proprio Puzzone alla battuta lunga a cercare Grezio. Mentre non abbiamo visto la segnalazione del recupero, ci sembrava a 2 minuti. Ma non nella confusione si è persa, attenzione, ruba palla Puzzone. Guglielmo cerca una soluzione, affrontato, scarica su Alvino cerca di andare sul fondo, palla troppo lunga che si spegne oltre la linea. Si ripartirà ancora una volta con una rimessa con i piedi per Bellarosa. Quando siamo giunti al 47esimo minuto, Bellarosa